Ciao a tutti! Oggi andremo a realizzare il pan brioche dolce. Questo pan brioche è ottimo per la colazione e potete farcirlo come più vi piace: marmellata, Nutella o miele. Gli ingredienti che serviranno per andare a realizzare questo pan brioche sono 500 g di farina, 50 g di zucchero, 150 ml di latte, una bustina di lievito secco, due uova, un pizzico di sale, 100 g di burro e un uovo che poi ci servirà per spennellare. Ora andrò a inserire tutti gli ingredienti nell'impastatrice. Se non avete un'impastatrice potete impastare a mano. Comincio con l'andare a inserire il latte, lo zucchero, il lievito, un pizzico di sale, la farina, le uova, il burro, e avvio la macchina. Ecco qui il nostro impasto, adesso lo vado a prendere e a mettere in una ciotola leggermente infarinata, lo vado a coprire con un canovaccio e vado a far riposare per circa un'ora. Ecco qui il nostro impasto è pronto e lievitato. Adesso lo vado a prendere e lo vado a sistemare all'interno di questo stampo a ciambella. Io andrò a utilizzare questo stampo, ma non andrò a mettere carta forno perché il mio è uno stampo che non va messa la carta forno. Però voi ricordatevi che quando prendete uno stampo, prima di mettere l'impasto dovete mettere la carta forno e potete utilizzare qualsiasi tipo di stampo, anche uno stampo per plum cake. Ecco qui, sto cercando di livellare bene il mio impasto. Una volta che l'abbiamo livellato bene, lo andiamo a ricoprire con un canovaccio e lo andiamo a far lievitare, come abbiamo fatto prima, per un'ora. Trascorso un'ora, andiamo a spennellare la superficie con l'uovo sbattuto e andiamo a infornare a 180 gradi per 25-30 minuti. Ecco qui il nostro pan brioche è pronto. L'ho appena tolto dal forno, adesso lo lascio raffreddare e poi lo tolgo dallo stampo. Non vedo l'ora di tagliarlo e mangiarmene una fetta. Ecco qui il nostro pan brioche è pronto. Vi ricordo che potete farcirlo come più vi piace, con la Nutella o con la marmellata. Io prendo questo con la marmellata di arance. Io invece prenderò quello con la Nutella. Ciao a tutti, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima!